Non credo aver capito sul momento cosa stava succedendo esattamente in questa città. Durante le Olimpiadi di Torino 2006 collaboravo come tuttofare a una trasmissione che si chiamava Catersport Olimpiadi, quindi era dedicata espressamente ai giochi di Torino 2006 e seguiva in modo scherzoso i giochi. Ovviamente non soltanto l'aspetto sportivo, ma anche l'aspetto culturale, sociale, folcloristico della città. Ma nel 2006 io in realtà vivevo a Roma, stavo quasi per affittare casa mia, mi ricordo, perché c'era questo giro di affitti fantastici. Tutta la famiglia se ne andava in vacanza proprio e lasciava la casa a questi o giapponesi o russi o quello che erano. Quando io penso ai Giochi Olimpici, la pelle d'oca mi viene comunque pensare che la mia città fosse in quel momento non solo il centro del mondo, perché così era, ma una delle non tantissime città del mondo che hanno l'onore di potersi dichiarare città olimpica, era una cosa che mi emozionava in maniera straordinaria. Poi, sia prima che durante, in quei giorni in cui l'atmosfera che si respirava era straordinaria, che dopo, perché forse la cosa meno prevedibile è stata la capacità di un evento così globale sportivo di cambiare non solo la città, ma di cambiare i cittadini. E questo è un miracolo che solo un evento sportivo di quella portata può generare. C'era la nazionale del Camerun che aveva presentato una propria squadra, che naturalmente non aveva i numeri per partecipare al torneo ufficiale delle Olimpiadi, e però si diceva che si aggirasse per la città alla ricerca di una squadra da sfidare. E questa squadra è stata poi fatta da noi, che abbiamo composto una squadra della redazione di Catersport. C'è stata la sfida, mi sembra, in Piazza Bodoni, con questi ragazzi neri che facevano un bellissimo contrasto sul ghiaccio, e noi che comunque eravamo alle prime armi, quindi insomma chiaramente abbiamo perso la partita. E devo dire che anche questo è stato possibile, ovviamente, non solo perché in altri periodi non c'era un campo da curling in giro per la città, ma perché insomma ti veniva di fare cose diverse rispetto al solito. Qualche torinese cominciava a dare segni di sofferenza invece, perché voleva invece tornare a un'atmosfera più raccolta, più piemontese. E ricordo che arrivò in redazione questo messaggio l'ultimo giorno, quello della cerimonia di chiusura, e adesso andate tutti a Vancouver. E proprio in quel periodo mi stavo appassionando a una storia che poi sarebbe diventata il romanzo che esce in questo periodo qui, che è sulle Olimpiadi però estive di Monaco 1972. E devo dire che per me è il momento più emozionante, quello in cui ho avuto la percezione vera di stare al centro delle Olimpiadi. È stata un'esperienza che ho fatto nel cuore della notte. Ricordo di aver aperto la finestra perché si era surriscaldata la casa e i riscaldamenti erano troppo alti, e ho visto questa fiamma da lontano, e contro ogni evidenza me ne sono stupito. Cioè, mi sono stupito di trovarmi di fronte alla fiamma di Olimpia a pochi passi da casa mia, provando lì la percezione reale per la prima volta di stare al centro di questo luogo sacro, con questo fuoco sacro, e con la percezione provata in diretta che quella sensazione mi sarebbe mancata una volta che le Olimpiadi fossero finite, cosa che in effetti si è verificata, no? Perché quando ti ricapita più di avere la fiamma di Olimpia che vedi dal tuo balcone? La mia storia personale è chiaramente molto intrecciata ai Giochi Olimpici, quelli estivi soprattutto per ragioni più legate a me. Io ho avuto l'onore e la fortuna di partecipare a quelli di Atene da assistente della nostra nazionale italiana e poi a quelli di Londra da commissario tecnico della nostra nazionale, vincendo ad Atene la medaglia d'argento e a Londra quella di bronzo. I Giochi Olimpici fanno parte della categoria Giochi Olimpici, tutto il resto è diverso. La bellezza, il fascino, la magia dei Giochi Olimpici è che nel mondo dello sport esiste solo quella manifestazione fatta così, tutto il resto, come i mondiali, gli europei, le World League, eccetera, tutte quelle manifestazioni sono molto importanti, ma si giocano tutte con le stesse regole che sono le regole del tuo sport. Quando tu vai ai Giochi Olimpici ti accorgi che le tue regole, il tuo modo di preparare quelle manifestazioni, devi buttarlo via, devi disfartene in pochissimo tempo, perché i Giochi Olimpici sono un detonatore di emozioni, di situazioni che stanno fuori alla tua abitudine di gestire un evento agonistico del tuo sport, e bisogna fare i conti con quello. Vivere nel villaggio olimpico è un'esperienza che poi ovviamente ha un riflesso e ha un impatto su quello che tu otterrai dalla tua prestazione, ma che è una cosa inallenabile, cioè finché non ci si è dentro non ci si può preparare, non ci si può immaginare, non si può intuire. E la bellezza dei Giochi Olimpici è proprio che in quei 15 giorni, 20 giorni in cui tu vivi,
dentro il villaggio olimpico, impari quelle cose e se sei rapido più degli altri a farle tue, probabilmente riesci anche a fare una prestazione sportiva migliore degli altri. È davvero difficilmente descrivibile. Il villaggio olimpico è una specie di mondo perfetto che è così, come l'isola di Utopia, compare ogni 4 anni, poi scompare per altri 4 anni, però c'è, sai che c'è e muove tutte le tue energie, perché quando ci sei stato non vedi l'ora di riesserci 4 anni dopo. Questa immagine di Torino oggi passa tanto attraverso quei 12 giorni clamorosamente belli di febbraio. Prima Torino aveva una connotazione molto più specifica, era legata anche a un immaginario che magari non era esattamente così, ma insomma legava questa città all'industria. La Torino post-olimpica è una Torino che è diventata davvero una meta turistica, è diventato un posto dove è bello venire. Soprattutto nei primi anni dopo i giochi olimpici, Torino è diventato un posto dove noi torinesi ci sentivamo dire da tutti quelli che ci venivano: ah, io pensavo che Torino fosse molto diversa. Le Olimpiadi hanno portato sicuramente una grossa differenza proprio nel look della città. È stato un salto in avanti impressionante, perché quest'idea di cambiare la vocazione della città, di farne la città industriale, città del terziario, soprattutto collegata comunque alle produzioni culturali o turistiche, insomma servizi di questo tipo, questa intuizione qui ce l'avevano già avuta, diciamo, più, forse non così chiara, ma insomma, per cui era già tempo che la città lavorava per trasformarsi in quel modo lì. Probabilmente le Olimpiadi hanno dato comunque un bello scrollone forte, perché hanno aiutato proprio i torinesi a essere più sicuri di sé, perché poi alla fine le hanno fatte bene, le hanno organizzate bene, ma anche con una certa brillantezza, cioè che la città proprio scoprì che era capace di essere molto bella, molto brillante, piacevole, aperta. Torino, soprattutto per quello che riguarda lo spirito della città, il modo di porsi, l'autoconsapevolezza della città, e cioè la consapevolezza di essere una città che ha tanto da offrire, come immagini, come opportunità, quello è stato senz'altro un impatto positivo. Una cosa diversa è che chiaramente entra sempre nel dibattito sulle Olimpiadi, sono invece le strutture, quelle che restano. Prima parlavo delle Olimpiadi di Monaco del 72, io sono andato lì a fare un sopralluogo, e la cosa interessante è che i tedeschi avevano già prima delle Olimpiadi un'idea di come riconvertire tutto quanto, quindi il famoso villaggio olimpico, il tristemente famoso villaggio olimpico dove c'è stata la strage raccontata da Spielberg in Munich, è stato convertito in uno studentato dove ci sono murales che raffigurano Snoopy, il piccolo principe, il barone rosso, quindi un luogo di tragedia che si è trasformato quasi nel suo opposto, no? E quindi c'è questa idea di non monumentalizzare le cose o non sfruttarle una volta sola, ma di far entrare nel flusso della storia e quindi farle diventare qualcosa di diverso rispetto a quello che sono state, no? Quella è la cosa più complicata probabilmente. Però è indubbio che, tornando invece all'impatto emotivo, all'impatto di consapevolezza che ha avuto la manifestazione per Torino, quella credo che sia stata una cosa assolutamente positiva, e che io penso che nei libri di storia si parlerà delle Olimpiadi come dell'evento che segna un prima e un dopo rispetto a una Torino capitale della Fiat, a una Torino che si apre verso nuove strade. I torinesi hanno orrore dell'errore, queste due parole sono per loro due pilastri. Il torinese non può sbagliare, ma non perché non sia un perfezionista, perché ha vergogna dell'errore, cioè non sa superare quel momento di imbarazzo tremendo quando lo beccano che ha fatto un errore. E quindi che le cose funzionassero alla fine sotto sotto lo sapevamo tutti, perché siamo fatti così, perché poi le facciamo funzionare bene. Eravamo quasi sicuri che non saremmo riusciti a raccontare la prudenza che avevamo fatto, diciamo così, tipicamente torinese. Sicuramente valsa la pena, perché per questa città aveva bisogno assolutamente, perché era una città in declino costante, perenne, e aveva veramente bisogno di invertire la tendenza. Aveva proprio bisogno di sentirsi molto figa davanti a tutto il mondo. Quindi penso che sia stato di incredibile valore, ma proprio così, l'umore collettivo, il tessuto della città. Probabilmente ha lasciato, ha tramortito le strutture economiche della città, ma bisognava rischiare, bisognava farlo sicuramente.